Un saluto dalla Fiera del Libro di Bologna, sono in buona compagnia perché sono insieme a Cristina Abramvil per parlarci del suo libro Ragazzi dell'Estate, appena uscito per la casa editrice Rizzoli. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. È un piacere essere qua, in particolare perché il tuo libro ci sta piacendo davvero molto, quindi tanti argomenti di cui parlare, ma la prima cosa che ci ha colpiti del tuo romanzo è proprio la protagonista, Anna. Puoi parlarci di lei? Anna è una ragazza molto interessante, se posso dirlo, anche se l'ho scritta, spero non sembri volgare. È una ragazza che quando parte è in crisi e torna più risolta. Questo nonostante la vita non sia stata gentilissima sempre con lei, le dà tanto ma le chiede anche tanto. Quindi è una ragazza che mi ispira molta simpatia. E in effetti, come molti ragazzi della sua età, si sente inquieta e quando scopre un segreto sulla sua famiglia decide di allontanarsi da loro per prendersi un anno sabbatico. Secondo te per prendere le distanze, forse per conoscersi meglio? Ma senz'altro, io credo che l'adolescenza sia un'età complessa, affascinante ma complessa. E a volte è il momento in cui ti rendi conto che la famiglia non è esattamente quello che tu ti eri figurato, quello che ti avevano fatto credere. Certo Anna parte molto arrabbiata, ha ragione secondo me per certi versi, e torna grande. E, diciamo, trovo che questo sia un classico romanzo di formazione, non so se sei d'accordo, per certi versi. No? Il momento in cui lasci la vecchia pelle e ti ritrovi con un altro te con cui doversi confrontare. Anna scopre tante cose della sua famiglia ma anche tante cose di sé. E infatti i viaggi sono forse uno dei temi di questo romanzo, ma il viaggio maggiore che lei compie è proprio quello che non si vede all'apparenza. Lei va in Thailandia sì. Per un anno. Sì. La Thailandia è un paese che io adoro e che conosco piuttosto bene e che vorrei conoscere meglio. E trovo che sia proprio un po' la porta dell'estremo oriente, quando si vuole andare oltre certi confini la Thailandia è un posto molto ospitale, molto bello, ma è proprio un altrove, è un posto sconvolgente per certi versi e mi piace l'idea che una ragazza così giovane prenda un anno in un paese che proprio la ribalta come un calzino. E certamente il viaggio interiore è uno dei temi, ma c'è anche veramente un viaggio fisico, quello che io ho cercato di trasmettere, spero di esserci riuscita, il piacere sconcertante, no? Di essere in un paese di cui non capisci neanche esattamente, certamente non capisci affatto la lingua, ma anche quello che stai mangiando a volte è una bella sorpresa. E mi piacerebbe che chi si trovasse a leggere questo libro potesse anche solo per un istante desiderare di essere lontano, di provare il desiderio di essere altrove, di rimettersi proprio in discussione. Ed è senz'altro un bel messaggio. Tra l'altro mi veniva in mente proprio sentendoti parlare che si parla di famiglia all'inizio, la famiglia è quella che non ci si sceglie, ma ci sono anche gli amici che sono persone che diventano parte della propria famiglia che questa volta invece si sceglie di frequentare. Senz'altro. Io ho letto da qualche parte questa frase che per me è fondamentale. Gli amici sono il modo in cui Dio ti ricompensa per la famiglia che ti ha dato. E per certi versi io trovo che sia sostanzialmente molto vero. La famiglia che soprattutto in Italia è così idealizzata, non sempre mi sembra sia il luogo dove ti puoi sentire accolto, dove ti puoi sentire amato, compreso e accompagnato verso il tuo sviluppo. E personale ma anche interiore, anche diciamo c'è un aspetto legato al posto che tu ti aspetti di trovare nel mondo e non vedo sempre famiglie disponibili ad accompagnarti in questo percorso. Per fortuna Anna, che è un po' il mio protagonista, la mia idea, la mia eroina, nel momento di grande disperazione trova tre esseri umani, tre giovani come lei, di tre nazionalità diverse, presumibilmente anche di religioni diverse, che la adottano proprio, che diventano i suoi padrini, la tirano proprio fuori dalle pesti. E questo diventa un legame indissolubile, sono quelle amicizie che poi dopo magari non dureranno tutta la vita, ma valgono una vita. Ecco, io auguro a tutti i miei lettori di provare questa emozione, di diventare abbastanza grandi da poter dire alla famiglia grazie tante, vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, ora però io
cerco la mia famiglia, mi trovo i miei fratelli, le mie sorelle. Come dice giustamente uno dei protagonisti, fratello è chi ti tira fuori da una casa in fiamme. E devo dire, sono messaggi molto interessanti, come anche quello di darsi da fare, di muoversi. Quando ci si trova in difficoltà, anziché forse piangersi su se stessi, fare qualcosa, anche un viaggio, anche qualcosa di diverso dal solito. Sono d'accordissimo con te. Credo che ci sia un filosofo, di cui ora mi sfugge il nome, che era proprio un teorico del fare. Ci sono dei momenti in cui bisogna semplicemente fare, muoversi. Come giustamente dici tu, smetterla di fissarsi l'ombelico e capire se la rotazione oraria o antioraria, buttarsi nel mondo e avere anche quella che trovo che in questo momento non sempre ci sia, proprio fiducia degli esseri umani. Siamo 7 miliardi e non passiamo il giorno a scannarci fra di noi, diciamo la più parte è mediamente gentile o se non altro neutra, quindi anche tutta questa paura dell'altro la trovo proprio nefasta. Io credo che con buon senso, quel buon senso innato che tutte le persone hanno, ci si può fidare degli altri, insomma. E magari come Anna conoscerli di persona, insomma, non magari attraverso i social, che è un mondo un po' a parte. Ti dirò che ho dovuto ambientare un romanzo in un'isola sperduta della Thailandia senza connessione per poter avere degli adolescenti liberi dalla schiavitù, per me, del cellulare e di questa proiezione sempre in questo altrove virtuale. Che per carità sarà interessante, io ho un'età in cui naturalmente non mi sento di giudicare, non sono oltre, diciamo, ho scavallato ampiamente, però trovo che siano utili, ma non possono essere vitali, ecco. È vitale viceversa avere dei veri confronti, delle vere relazioni, anche dei veri litigi, qualcosa che possa essere veramente toccato, annusato. Ho cercato, spero di esserci riuscita, anche di avere trasmesso la stravaganza di odori che non conosciamo. Insomma, tutti i sensi hanno un valore e offrono ampie possibilità di divertimento. Insomma, certe puzze trovo che siano veramente molto divertenti e spero che, insomma, ci sia voglia di sporcarsi le mani, ecco, questo sì. E credo che sia un bel messaggio per Ragazzi dell'estate di Cristina Brambilla, e fare questo viaggio insieme ad Anna. Ne passerà di tutti i colori, belle, brutte, divertenti, tristi, però insomma tutto il campionario. Questo libro è un po' come la vita. Senz'altro, spero di sì, spero di sì. Grazie per questa intervista. Arrivederci, grazie.